San Lorenzo rinasce dalle sue ceneri. Sono passati 6 mesi dalla morte di Desirée Mariottini, una tragedia che ha imposto al paese e alla città l'esistenza di una terra di nessuno a pochi passi dal centro e dalla movida romana. L'amministrazione Raggi e la presidenza del secondo municipio hanno deciso di far partire dal quartiere universitario la sperimentazione di un nuovo modus operandi per il recupero dei luoghi abbandonati di proprietà privata. Gli spazi dimenticati di Via dei Lucani, quasi totalmente appartenenti a privati, saranno sottoposti a riqualificazione. Attraverso la legge di rigenerazione urbana verrà votata una delibera di giunta che porterà ad un avviso pubblico di manifestazione di interesse. Una volta valutate le proposte arrivate, si passerà all'approvazione di un progetto unitario. E qualora non dovessero arrivare offerte per la zona, Roma Capitale provvederà agli espropri. È evidente che ove non dovessero arrivare progetti, proposte progettuali, chiaramente l'amministrazione non intende tollerare oltre una situazione di totale abbandono e disinteresse da parte dei privati, per cui si procederà con una delibera sostanzialmente di una dichiarazione di pubblico interesse e si procederà poi con il successivo esproprio dell'area destinandolo a verde pubblico e servizi. Se le proposte sulla destinazione della zona sono aperte, Roma Capitale ha ben chiaro che l'area di 10.000 metri quadri non verrà destinata ad abitazioni e non sarà adibita a zona ricreativa fino a se stessa. Il territorio ha una composizione variata dei suoi abitanti, non sono solo studenti, ci sono anziani, ci sono famiglie, è un quartiere vivo e in trasformazione. C'è bisogno di tante cose, credo che dire e rendersi conto dei bisogni significa anche poter immaginare trasformazioni funzionali e redditizie nell'investimento, magari più di lungo periodo. Troppo spesso si parla di San Lorenzo unicamente come di un luogo degradato. Dal territorio emerge però la richiesta di maggiore sicurezza, ma anche di maggiore cultura. Innanzitutto la dotazione di servizi per il quartiere di San Lorenzo. Quando parliamo di servizi culturali, di servizi sportivi, diciamo di servizi che possano anche accogliere luoghi di produzione culturale. Quindi questa è intanto un'esigenza. Occupare gli spazi abbandonati per ripopolarli di attività vitali. Un esperimento che parte da San Lorenzo e che l'amministrazione vorrebbe esportare anche in altre aree abbandonate della città.